Oggi siamo con Luca Marcellin del Cocktail Ball Drink di Milano e sulla sponda Ligure abbiamo Paolo Baccino del The Balance di Savona. Due realtà che hanno fatto bar fino all'altro giorno, fino a quando appunto c'è stato il lockdown, e come tante altre realtà in Italia sono chiusi, non sono operativi. E in qualche modo hanno cercato di far presente questo tipo di situazione, hanno cercato di fare gruppo e hanno pensato a un documento da inviare al Presidente del Consiglio, nel quale, dopo una premessa sulla situazione attuale, si parla anche di ipotesi per quello che potrebbe essere una soluzione del problema e soprattutto un'opportunità per dare delle chance oggi e domani per questi locali. Paolo Baccino, The Balance Savona. Siete soli? No, siete con un grosso gruppo, mi sembra. Buongiorno Stefano, buongiorno Bar Giornale, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie a Bar Giornale per lo spazio che ci sta dedicando e il tempo. No, non siamo soli, non siamo solo io e Luca. Siamo qui a rappresentare almeno 300 e più locali che hanno sottoscritto questo nostro appello da tutta Italia. Hanno sottoscritto dalla Puglia alla Lombardia, dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige. Tra questi locali anche dei nomi blasonati e famosi nella nostra industria. Cosa chiediamo? Semplicemente, più che solo richieste, possono essere suggerimenti o consigli che cerchiamo di portare in alto, di portare a qualche tavolo, al tavolo di crisi in cui potrebbero essere discussi. Sinteticamente, sono cose abbastanza concrete. La sospensione degli affitti durante l'emergenza con un credito d'imposta del 100% almeno al locatore per i mesi di chiusura forzata. L'adeguamento del canone al 50% sino a dicembre in base al ridimensionamento del flusso di affari, ammortizzando la differenza con zero tassazione o credito d'imposta al locatore. La sospensione di tutti gli adempimenti fiscali, perdono, dei versamenti contributivi, dei mutui e delle cartelle esattoriali per il periodo dell'emergenza. L'annullamento della tassazione dall'inizio dell'emergenza Covid-19 alla fine dell'anno in corso, praticamente quello che viene definito un anno fiscale bianco. Poi La leggo sul politica vostro documento che avete anche questo, come dire, cioè, chiedete anche una politica di agevolazione contributiva per le microimprese che non licenziano. certamente, perché comunque è anche un atto di coraggio, mi spiace dirlo, ma io lo vedo come un atto di coraggio il cercare di mantenere il proprio staff dal punto di vista lavorativo e di continuare a dare la certezza che abbiamo potuto dare fino al mese scorso abbondante. A proposito di certezze, Luca Marcellin, chiedo a te, cioè si ventila, cioè tra le vostre proposte si sottolinea anche, si auspica la creazione di un fondo economico per il settore bar e ristorazione, no? Eh sì, buongiorno Stefano, grazie da parte mia, grazie a te, a Bar Giornale. Sì, collegandomi, diciamo chiedergli appunto la creazione di questo fondo che copra tutte le spese non bloccate, quindi affitti, fornitori, suolo pubblico, eccetera, per le attività di settore con fatturato non superiore a 1 milione di euro. Altre richieste potrebbero essere l'istituzione di una flat tax del 15% per i 6 mesi a venire. E revisione di norme e costi per la gestione del suolo pubblico. Parli di mesi, direi forse a questo punto potremmo usare parlando di 6 anni. Sì, esatto, minimo 6 mesi, dai. Poi, ecco, prego. Poi, come dicevo, appunto, venire incontro con la gestione del suolo pubblico di concessione bar e ristoranti, riduzione d'IVA, azzeramento delle commissioni bancarie e POS. E C'è la quinta specialmente nei commissione. mesi adesso di chiusura. Esatto, c'è una cosa che comunque tutto il settore sta chiedendo già da tempi, come dire, non sospetti. Esatto. Revisione dei costi di energia e utenze. Collegandomi proprio a questo, oggi ho ricevuto, come tutti penso, la bolletta dell'energia e fondamentalmente è la stessa di quando siamo aperti, perché ci sono più tasse e spese di trasporto, eccetera. E quindi è una cosa, voglio dire,
difficile da gestire quando si è chiusi al 100%. Ci sono anche altri tipi di problemi, no? Nei locali, per esempio tutte queste bottiglie aperte, tutte queste cose che sono, tutte queste materie prime che sono difficili da, cioè non si possono stoccare per sempre, no? Scusatemi la parentesi, però è una domanda che mi viene spontanea. Cioè il bar ha un serie di problemi nella chiusura, no? Certamente. Assolutamente sì. Soprattutto sì. Tutto quello che ovviamente noi abbiamo chiuso, che si lavoricchiava, e quindi comunque frutta, preparati, frullati o chi più ne ha più ne metta, erano fatti, quindi queste cose qui ovviamente sono prodotti deperibili. Alcune tipologie di, che ne so, vermut piuttosto che comunque devi tenerle in frigor, quindi sei obbligato, se non vuoi buttare via, a tenere magari un frigor acceso in tutto il locale. Quindi ci sono tutta una serie di spese, chiaramente, questo bisogna ragionare. Bisogna ragionare anche, Paolo, in vista di quello che sarà l'apertura, il post lockdown, no? Perché si ventila la passività, e probabilmente sarà così, insomma, che debbano essere mantenute quelle distanze di sicurezza, no? Ieri sì. Vedevo un video che circolava, dove a un certo punto una cameriera britannica, se non sbaglio, lanciava da 2 metri o 1,5 metri per la distanza, questa è una Coca-Cola piuttosto che una birra a dei clienti ovviamente ipotetici. Era un video da un certo punto di vista ridicolo, dall'altro punto di vista potrebbe essere qualcosa anche di drammatico, nel senso che, no? Voi tra i vari punti chiedete anche la revisione dell'obbligo di 2 metri, se non sbaglio. Sì. Brevemente, i 2 metri sono stati ventilati come ipotesi. Io parlando con consulenti del settore dal punto di vista della normativa, eccetera, eccetera, mi hanno ricordato che ai tempi di precedenti epidemie o pandemie che fossero, quali per esempio SARS, eccetera, era stato indicato 1,5 metri come distanza interpersonale. L'ampliamento che è stato ventilato adesso dei 2 metri tra i tavoli, secondo me, dal punto di vista operativo, significherebbe veramente per più del 70% dell'attività aprire inutilmente, perché sarebbero più i costi dei ricavi, degli introiti, per quanto possa inventare formule di turnazione tavoli, prenotazione, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, se prima avevamo 100 coperti, poi siamo obbligati per distanze interpersonali o tra intertavoli a mantenerne 30, e comunque dare lo stesso tipo di servizio mantenendo sempre lo stesso numero di personale, perché ci sarà, dovrà essere più cura riguardo all'igiene, a tutto quello che concerne la parte, diciamo, sanitaria, sarebbe un bel po'. A proposito, Luca, si parla a un certo punto anche dell'operatore del nostro settore, operatore del mondo bar, quindi gestore, titolare, eccetera, che avrà anche, come dire, oltre a quello che ha normalmente, anche degli obblighi di legge, che sono tutti di verifica, di controllo. Si parla di locali che si dovranno dotare di termoscan, si parla di gestori che dovranno verificare, come dire, quasi le condizioni di salute. Insomma, è un mestiere diverso, nel senso, è un qualcosa di diverso rispetto a quello che voi fate. E tra l'altro io immagino che sarà sicuramente così, chi non ottempererà a certo tipo di disposizione correrà il rischio di essere sanzionato, no? Certo. Sì, probabilmente sì. Sì, questo anche è un grande punto, come diceva Paolo, le distanze, eccetera, cioè non voglio dire che purtroppo, ma la maggior parte forse specialmente dei bar nei centri storici o in giro per l'Italia, sono spazi abbastanza ridotti, quindi gestire queste distanze la vedo abbastanza impossibile, a livello di servizio veramente ingestibile, e oltretutto il fatto, magari, non lo so, che io devo stare fuori alla porta a prendere la misura della febbre per farla, per controllare, no, la persona che entra. Cioè, sembra che quasi noi dobbiamo quasi essere un po' anche, non so, anche sicurezza e alla porta, ed è una cosa, secondo me, è chiaro, ingestibile, no?
Volevo legarmi solo un secondo o a questo comunque punto qua. gestibile secondo me a step, cioè no, piano piano bisognerà abituarsi. Certo. È ovvio che questa cosa determinerà sicuramente dei cambiamenti, avremo il famoso Barman 2.0, cioè va vero, non quello del tecnologico, cioè nel senso in questo momento abbiamo una rivoluzione epocale, se pensate è molto probabile che cambieranno quantomeno le abitudini sia degli uni, degli altri, sia dei clienti, sia di voi operatori. Ok. Certamente. Andiamo avanti con tra le altre vostre richieste. Sì, il discorso del non gravare l'esercente di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle distanze interpersonali tra i suoi clienti, come era successo nell'ultimo DPCM prima della chiusura, i pubblici esercizi purtroppo per noi che siamo gestori, erano gli unici in cui il gestore era sanzionato nel caso della mancanza del rispetto della distanza interpersonale tra i suoi clienti. Al di Questo tuo fuori dei parlare pubblici al passato mi esercizi, fa un po' rabbrividire, comunque. in che Prego, senso? prego. Spero in un futuro diverso, per quello, cerco di essere ottimista anche per quello. Ovviamente, oltre a questo discorso qua, ci dovremmo adeguarci per quanto riguarda cartellonistica, distanze di sicurezza da segnalare previo avvisi anche al di fuori della porta prima dell'ingresso. Speriamo che tutto questo avvenga come contributo almeno di credito d'imposta per adeguarsi alle normative che ci verranno imposte. Speriamo almeno quello. Proponiamo, chiediamo almeno quello. E oltre che per questo, scusate, anche per quanto riguarda tutti i DPI, comunque dispositivi di DPI, sì. individuale, molto più bello DPI. Abbiamo visto che tante aziende, per esempio, si sono date a fare del settore per produrre, no, disinfettanti, maniche, tutti si sono, no, per produrre, eccetera, però a un certo punto poi comunque questi corsi per gli altri DPI che non siano il disinfettante Sì, per le la mani, mascherina, i guanti monouso, chi li copre? plexiglass sparafiato, eccetera, eccetera, credito d'imposta in qualche maniera, o comunque anche da parte di chi ci obbligherà giustamente a mantenere questi presidi, una fornitura costante a un prezzo normale, senza obbligarci a dover comprare delle mascherine monouso a dei prezzi stratosferici rispetto a 3 mesi fa, per esempio. Non dico un monopolio di Stato da parte di DPI, però se questo servisse a calmierare il prezzo e a distribuirli uniformemente in tutta la nazione, Ah sì, non sarà sarebbe tutto bene. malaccio, direi. Perché no? Mi obblighi, però mi dai anche maniera di comprarlo. Ah, se non altro qualche forma di sostegno in ogni caso, secondo me è dovuto, voglio dire, fate anche un servizio fondamentale. Ricordiamo che quando si parla di bar si parla di un settore importantissimo italiano, cioè diciamo il cuore, bar e ristorazione sono il cuore del turismo, no? Adesso con bar chiusi, ristoranti chiusi, hotel chiusi, no? Io C'è adesso una situazione, cioè, il turismo. non ho numeri alla mano, però come PIL Vabbè, dell'industria sappiamo, sappiamo. terziario Sì, purtroppo siamo non abbastanza. azzardiamo previsioni perché non siamo qua No. per azzardare previsioni e comunque la situazione la conosciamo. Siamo qua, come dire, per cercare appunto di far arrivare anche il vostro messaggio, no? Il vostro messaggio. Sì. Tanti, devo dire che in Italia tanti si sono mossi. Voi siete tra le realtà che Bagionale in questo momento sta supportando per la serietà con cui tutto il vostro gruppo ha preso, diciamo, la cosa e ha stilato questo documento. Altre cose? Sì, Prego. scusa, sono sempre qua col ditino Facciamo alzato parlare perché Luca, cosa no? direi. Scusa, sì, hai ragione. Perché una cosa che ha toccato tantissimo anche Luca, penso, Ecco, Luca come me, dice. come gli altri, sempre rifacendomi all'ultimo DPCM, la chiusura dell'attività alle ore 18 ha precluso Ah, l'apertura di tutti i certo. bar serali. Perché E c'era la bisognava. famosa domanda che tutti ci facevamo. Sì, Ma vabbè. perché quelli sì e Alle quelli no? 17:59 Perché è col tutto caffè ok. sì e con la birra no della sera, per dirne una, o il Cioè cocktail della sera? forse è vero che dopo cena si ha l'aggregazione, ma il bar nasce per quello, Ah, io ho perché visto, non si può scusate, dei davvero bar partire. diurni dove c'era una super aggregazione alle 6 del mattino in tutte le Esatto. stazioni d'Italia, in tutti Perfetto, gli ospedali d'Italia, in tutte le situazioni così, ovunque c'è sempre. È ovvio che è un momento dove, diciamo, ci si sta veramente stretti, stretti, vicini, vicini. ma infatti
penso che alla fine quello che noi chiediamo, penso come bar, come ristoranti, e ovviamente l'abbiamo anche scritto, cioè preferiamo se abbiamo degli aiuti o qualcosa, qualche supporto, noi preferiamo anche stare 15-20 giorni chiusi in più. Certamente. E poi riuscire a riaprire perlomeno con le condizioni, diciamo, dell'ultima settimana che siamo rimasti aperti, quindi ovviamente ce la mettiamo tutta anche noi per non fare affollamento. Ricordiamo queste condizioni erano? Ma fondamentalmente erano niente affollamento nei locali, niente gente in piedi, se il tavolo era da 4 dovevano esserci 4 persone e non 6, però questo permette di lavorare, perché comunque la gente, io spero che abbia voglia di uscire adesso dopo 2 mesi, che torni a far sì che quello che è una parte bellissima, no? Io sono forse anche un po' poetico su questa cosa qua, che è il mondo del bar, dell'incontro, del segreto, di tutto quello che c'è all'interno del bar ritorni a esserci. E già un'altra fetta magari sarà invece un po' spaventata, no? E avrà un po' paura. Quindi anche questo di entrare in un locale dove sono tutti con la mascherina, dove c'è questa sorta di, no, blocco psicologico, è dura, cioè va a finire che poi la ripartenza sarà veramente lenta. Quindi vi racconto, poi, secondo me, cosa bella che potrebbe succedere è che cercare di far vivere la modifica dello status di oste nel bar potrebbe essere, sì, tu mi vedi con la mascherina, però io ti garantisco quella sicurezza o tranquillità sanitaria che magari in altri posti non puoi trovare. Ecco, che io come la io come la sensazione che trionferanno quegli spazi come i vostri, come sono sempre stati i vostri, dove si darà al cliente un'idea di igiene, di sicurezza, di pulizia, di cose, eccetera, no? Quindi ancora di più in futuro, se un ambiente mi dà l'idea di bagno pulito, tutte quelle cose che cerca normalmente il cliente, tutto in ordine, eccetera, io immagino che da cliente sarò più attratto e mi sentirò più protetto, perché certo, bisogna garantire protezione. E però, ragazzi, poi ci vuole anche una doppia protezione, perché nel senso ci siete anche voi dall'altra parte, nel senso ci sono anche gli operatori da proteggere, e questo è un altro capitolo che poi magari affronteremo in un altro momento, no? Quando le cose saranno diverse, perché voglio dire, sì, ci sono i clienti a proteggere, ma ci siete voi che avete a che fare con di tutto di più, giusto? Esattamente, grazie, vero. Grazie per il pensiero anche. Sì, mi sembra logico. Per incentivare, vi racconto anche questa, che l'abbiamo pubblicato questo sul numero di aprile di Bar Giornale, un'inchiesta che ho fatto su quello che sarà il post, abbiamo scoperto che in tante province della Cina vengono mandati funzionari con 100 yuan, che sono pari circa 13 euro, per andare a mangiare nei bar e ristoranti. Questo perché? Per riportare presso la gente comune una sorta di fiducia nel ritornare nei bar. Quindi, ma buttiamo dentro anche questi 100 yuan, direi. Va bene. Perfetto. Noi vi ringraziamo per il vostro contributo, e forza ragazzi, forza bar italiano, sento che ce la faremo, anzi, assolutamente. Grazie a tutti quelli che hanno promosso questo documento, e via così. Grazie a tutti, grazie. Grazie a voi, una buona giornata, un buon futuro. Salute. Ciao, ciao a tutti. Salute.